Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video qui su Una casa alla volta. Io mi chiamo Francesca e oggi vi voglio raccontare di quando è arrivato Cavalier Giorgetti nella nostra famiglia. Vi farò vedere tutte le immagini di quando era cucciolo, alcuni piccoli video e vi farò vedere soprattutto alla fine, quindi guardate il video fino alla fine perché cercherò di inserire anche il momento in cui Tempesta piccolina ha visto arrivare questo piccolo cucciolo, questo batuffolo. E ovviamente se n'è innamorata come tutti noi. Amo il feeling che si è creato con Giorgio praticamente fin da subito. Io e lui siamo diventati inseparabili. Non riesco ad immaginare una similitudine per farvi capire l'amore che provo nei confronti di Giorgio, ma anche nei confronti di tutti gli altri animali e soprattutto cani che ho avuto. Non ho vissuto un giorno senza un cane, un animale, perché io mi sento veramente completa quando ho una piccola codina o più di una scodinzolante in giro per casa. Li portiamo con noi quando partiamo per le vacanze, almeno fino a quando Anzianotti riusciva a partire con noi. Li portavamo con noi dappertutto, in Austria, al mare, nelle Marche, insomma partiamo con tutta la squadra e anche viaggiare non è mai stato un problema. Giorgio Armani per la precisione, è arrivato il 21 di gennaio del 2018. Erano passati solo pochi mesi dalla perdita della mia chihuahua Penelope, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente con un bruttissimo incidente. Ho contattato attraverso internet Andrea e Daniele e loro gentilmente un giorno mi inviarono delle foto dei loro cuccioli. La mamma si chiamava Poppy e devo dire che alla prima foto inviatami di Giorgino io ne ero totalmente innamorata. Il suo nome era proprio Giorgio Armani, nomi ideati da Andrea e da Daniele, e alla fine pensai che avesse proprio la faccia da Giorgio e così il nome Giorgio è rimasto. Con Giorgio si è creato subito un feeling molto forte, conosce ogni mia mossa, mi segue dappertutto e riesce addirittura a riconoscere qualche parola. Conosce per esempio perfettamente il significato di mamma, papà, quindi se io dico vai da papà, lui va appunto da Marco, se invece Marco dice vai dalla mamma, lui arriva subito da me, conosce il significato di pappa, differentemente da papà, e conosce il significato di andiamo, che significa una bellissima passeggiata insieme. E lui quando si va in passeggiata non riesce a trattenersi, impazzisce letteralmente, abbaia, come forse sentite in sottofondo perché è giù che sta correndo insieme ai bambini, abbaia e fa il matto. Quindi se vi dicono che i Cavalier King sono molto silenziosi e non abbaiano mai, non è vero. Sono dei cani estremamente docili, buoni e calmi, però sono anche dei cani estremamente non vivaci nel senso negativo del termine, ma sono proprio carichi di energia positiva e se hanno il desiderio cercano di trasmettervela anche parlando. Faccio tanti coccoli alla mamma e siamo inseparabili. Non adesso si, cioè non ora Giorgio ha un anno e mezzo. Se desiderate un Cavalier, siate pronti proprio ad innamorarvi. Danno tantissimo amore, ma richiedono anche tante attenzioni. Sono delicati, vanno tenuti assolutamente in casa, quindi non vanno lasciati fuori di notte o comunque loro prediligono stare a fianco al padrone
e sono anche molto permalosi. Ma la loro dolcezza e il loro amore vi garantisco che vi ripagheranno di ogni impegno. Giorgio! Chi c'è lì, amore? Chi c'è? Ah, siete due Baobao? Siete due Baobao? Sì! Amore! Ale! Il pelo. Giorgio perde pelo. Anzianotti perde pelo e quando su Instagram mi chiedete ma come fai a tenere la casa tutta pulita, non c'è nessuna magia, nulla di magico, utilizzo tutti gli stratagemmi e tutte le modalità che mi sono sembrate più consone per poter pulire e pulisco casa tutti i giorni. Io so che devo scendere a compromessi quando desidero un cane, quando si vive insieme anche a dei cuccioli pelosi, quindi il compromesso è quello che, come ad ogni altro essere vivente, ci si debba dedicare tempo, amore e cure. Ciao papà, sto bene? Tutto bene? Aiuto, mangio la mamma, aiuto! Attualmente la mamma di Giorgio ha appena dato alla luce altri 3 fratellini di Giorgio, quindi Daniele ed Andrea sono diventati nuovamente nonni di 2 maschi e di 1 femminuccia. Loro sono 2 persone meravigliose e deliziose che ho imparato a conoscere negli anni e con le quali ormai sono in contatto da 1 anno e mezzo praticamente in modo quotidiano, perché è stata creata anche una chat all'interno della quale ci sono tutti i proprietari di tutti i loro cuccioli e quindi insomma anche lì è un mondo bello, un micro mondo bello a cui appartenere. Giorgio è stato davvero il mio cavaliere. È arrivato per salvarmi da un momento molto triste e pian piano mi ha riportato il sorriso. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro e speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? Dal film Io e Marley. Bene ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto vedere quanto sia cresciuto Giorgio, cavaliere Giorgetti Giorgettini, e spero di avervi fatto trascorrere qualche minuto in serenità. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete chiedermi qualsiasi cosa in merito a un cucciolo, a quando è arrivato un cucciolo, a come gestire un cucciolo nei primi giorni, oppure in merito alla mia vita con cuccioli umani e non, scrivetemelo pure qui sotto nel box dei commenti. Io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!